boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough? Bentrovati radioascoltatori di RTC, nuova puntata di RTC Sport Serie B, la nostra rubrica totalmente esclusivamente dedicata al campionato di calcio di Serie B. Quest'oggi parleremo del prossimo turno in Serie B. Queste le gare in programma: Ascoli Lecco, Bari Sampdoria, Brescia Catanzaro, Cittadella Modena, Como Pisa, Feral Pisalo Parma, Palermo Venezia, Reggiana Spezia, Sud Tirol Cremonese, Ternana Cosenza. Come sapete, in casa Cosenza c'è stata la scossa in settimana con la sostituzione di Fabio Caserta. È tornato William Viali, tecnico e condottiero lo scorso anno sulla panchina rossoblu, la quale ha ottenuto una difficilissima salvezza. Ed ora Viali torna per salvare questa stagione del Cosenza e anche la sua, essendo stato esonerato dalla panchina dell'Ascoli ad inizio stagione. In casa Catanzaro invece si lavora per riscattare immediatamente lo stop interno con la Reggiana, che molto probabilmente è stato semplicemente un incidente di percorso. Catanzaro che giocherà a Brescia privo dei suoi tifosi residenti in provincia a causa delle disposizioni post incidenti post derby di Cosenza. Anche il Cosenza non potrà contare sui suoi tifosi nella trasferta di Terni. Vediamo rapidamente la classifica: Parma 62, Cremonese 56, Venezia 54, Como 52, Palermo 49, Catanzaro 48, Brescia 38, Pisa, Cittadella e Sampdoria 37, Modena e Reggiana 36, Sud Tirol 35, Cosenza e Bari 34, Spezia 30, Ternana 29, Ascoli 28, Feral Pisalo 27, Lecco 21. Vi ricordo che in settimana è saltata un'altra panchina, ovvero quella dell'Ascoli, sulla quale arriva Massimo Carrera, ex centrale difensivo della Juventus, che va a sostituire Fabrizio Castori, che a sua volta nel girone di andata aveva sostituito proprio William Viali, che in settimana invece si va a sedere, a riaccomodare sulla panchina del Cosenza. Ad ogni modo, vogliamo parlare di tutto questo con il nostro gradito ospite, molto competente direi per quanto riguarda questa categoria, la Serie B, ovvero Massimo Taibbi, ex direttore sportivo della Regina Calcio. Diamo il benvenuto, il bentrovato al direttore sportivo Massimo Taibbi. Buonasera direttore, è un piacere risentirti. Grazie, grazie per essere con noi. Direttore Taibbi, allora tu sei un grande esperto di questa categoria. Voglio chiederti intanto, insomma, una classifica che diventa sempre più corta nelle ultime giornate e con alcune squadre che possono competere per due obiettivi: cercare sicuramente di evitare la zona play-out, ma altresì di raggiungere quella play-off. Questo è emblematico di una classifica cortissima, direttore. Sì, perché a distanza di 4 punti c'è la zona play-out, quindi c'è 34 punti, ad esempio c'è 14 play-out e 3 c'è i play-off. Qui è molto corta rispetto agli altri anni. Quest'anno dalla prima all'ultima, forse alla penultima, c'è meno distanza, no? Le 6-7 squadre che stanno lottando per i primi due posti e giù ci sono da 34 in giù che lotteranno per, insieme alle altre, per evitare i play-out. Un esempio emblematico, direttore, è la Sampdoria, che vincendo il posticipo con l'Ascoli prima era a ridosso dei play-out e ora si trova in piena zona play-off perché occupa l'ottavo posto assieme al Pisa e al Cittadella. Di conseguenza, con soli 3 punti cambia lo scenario. Sì, perché Sampdoria ha fatto, a un certo punto si era ripresa, poi ha avuto un paio di sconfitte che l'aveva riportato, insomma, nelle zone un po' caldine della classifica. Facendo 2 vittorie di seguito si è portato in zona play-off, perché è normale. Anche in Cosenza 2-3 settimane fa era a ridosso dei play-off, poi, avendo perso qualche punto per strada, adesso si ritrova a 34 punti, credo. È un attimo, 2 vittorie ti portano su, 2 sconfitte ti avvicini a zona play-out. Sì, ora parliamo delle calabresi, Catanzaro e Cosenza. Direttore, voglio chiederti però prima, testa, giochi fatti probabilmente per il primo posto occupato attualmente dal Parma, che sembra avere una marcia diversa, una marcia in più rispetto alle altre. Per il secondo posto Cremonese, Venezia, Como, Palermo, forse anche Catanzaro si può giocare le sue carte. Chi vedi meglio? Guarda, io dico che il Parma ha
meno che succeda l'imponderabile, e credo che non possa succedere, ormai ha dimostrato con i fatti che è la squadra più forte e si trova lì meritatamente, secondo me la prima. Il secondo posto, come hai detto tu, ci sono 5-6 squadre che se la giocano, vedo leggermente favoriti Cremonese, Venezia e Como rispetto a Palermo e Catanzaro, però il calcio ha dimostrato che cioè certe situazioni che ti sembrano scontate alla fine non è così, per cui fino alla fine è giusto che uno ci prova, però sulla carta diciamo che quelle tre sono le favorite per arrivare al secondo posto. Direttore, le grandi delusioni di questo campionato, direi il Bari. La Sampdoria è retrocessa l'anno scorso, ha fatto ciò che ha potuto in estate, sta cercando di raddrizzare la barca, di salvare il salvabile, può giocarsela, però diciamo il Bari tra le delusioni assieme allo Spezia, che sta ingranando marce diverse nelle ultime giornate per cercare di evitare i play-out. Come vedi queste situazioni? Sì, io credo che Bari Spezia e Pisa all'inizio li davamo nella parte alta della classifica, no? Diciamo che Pisa comunque in zona play-off, bene o male, c'è, anche se ha 4 squadre. Bari Spezia pensavamo tutto all'inizio che potessero fare di più, ma il calcio è questo, delle volte le Bari per un minuto era in Serie A e ha preso il 94esimo, con la squadra quest'anno si pensava che potesse quantomeno ripetere l'annata l'anno scorso, invece vedi, come si dice nel calcio, tutte le ciambelle non nascono col buco, delle volte ci sono delle situazioni che da un anno all'altro un giocatore ti cambia radicalmente, in positivo e in negativo, in questo caso Bari in negativo. Ingenerosa la contestazione a De Laurentiis dopo, come dicevi tu, che la promozione è sfumata veramente all'ultimo secondo, dell'ultimo minuto, dell'ultima partita l'anno scorso. Ingenerosa un po' questa contestazione, mi sembra, a Bari. Ma purtroppo il calcio nostro è esasperato, perché diciamo sempre, se sei dalla Serie A alla terza categoria in Italia è visto sempre in maniera esasperata: se vinci sei bravo, se non vinci sei scarso. Chi è addetto a lavori come noi sa che ci sono questi percorsi, queste situazioni, e ci dobbiamo convivere nel bene e nel male, per cui come quando ci esaltano quando vinciamo, ci mandano giù quando perdiamo. Ci vorrebbe un po' più di equilibrio, come magari hanno le altre nazioni, vedi l'Inghilterra, ci facciamo sempre questo esempio, a Spagna. La nostra cultura calcistica è questa. A poche giornate dalla fine, esattamente 9, continuano a cambiare le panchine, insomma a saltare le panchine. Ieri Castori, che è un esperto, quasi una garanzia di questa categoria, salta e arriva Massimo Carrera all'Ascoli. Come hai visto questo movimento della società bianconera? Ma sto vedendo molta frenesia ultimo quest'anno, no? Nel cambiare allenatori, mi sembra che molto più spesso si stia cambiando, io non lo so, bisogna essere addentrati per capire il motivo per il quale si fanno certe scelte, no? Perché l'esperienza che ho vissuto io, delle volte l'allenatore lo cambi per scarsi risultati, o lo puoi cambiare anche perché magari intravedi in lui una piattura, no? un discorso che non può arrivare oltre a quello che si vede, oppure ci può essere anche incomprensione. Vai a vedere cosa è successo, anche perché, come dici tu, per me Castore è una garanzia. E credo che fare a meno di Castori è molto rischioso, però ripeto, bisogna essere dentro per capire certe cose. Senti Massimo, per quanto riguarda la zona bassa, il Lecco è tagliato fuori o ancora può giocarsi le sue carte? La Feralpi ha fatto una bella rimonta. Ma il Lecco purtroppo da gennaio in poi, anziché invertire la rotta o comunque tenere quei 4-5 risultati importanti che aveva fatto, mi ricordo che aveva vinto a Palermo, aveva vinto in casa, credo, mi ricordo se col Bari, ha fatto dei risultati importanti. A gennaio ha avuto un'inversione di rotta, no? Dove è veramente dove si corre di più, il Lecce è stata la squadra che ha corso meno, perché è normale che a gennaio, e in questo momento c'è anche un po' di confusione, anche un po' di polemica, e non aiuta, per cui anche se nel calcio mai dire mai la vedo molto molto difficile. La Feralpi invece è partita male, però sono stati organizzati, la società, il direttore, il presidente non ha mai mollato, non sono mai scoraggiato. A gennaio hanno fatto un mercato molto intelligente e si vedono i risultati, perché comunque non dimentichiamo che la Feralpi credo che sia l'unica società, se non sbaglio, che gioca non nel suo stadio ma a Piacenza. E poi
al di là dei tifosi che non posso seguire, al di là l'abitudine di giocare nel proprio stadio è diversa, hanno fatto la forza e la fortuna nel loro stadio, si trovano sempre a giocare in campo neutro, quasi sempre in trasferta, non è semplice, per cui bisogna dare meriti a questa società, all'allenatore, ai giocatori che stanno facendo un lavoro importante, e come hai detto tu sono in rimonta perché hanno vinto a Modena, hanno vinto 2 settimane fa fuori, hanno perso in casa con Parma, ma con Parma insomma si possono perdere tutti, io credo che la Ferrappi fino alla fine dirà la sua. Direttore, siamo alle battute conclusive, ti chiedo chi vedi meglio per i playoff, a parte le prime sei che mi pare sia difficile scalzare chiaramente, fino al Catanzaro, tra Brescia, Pisa, Cittadella, Modena, Reggiana, Sud Tirol, Sampdoria, Cosenza stesso, insomma Bari, chi secondo te, quali sono le altre due squadre che andranno ai playoff? Io credo che le due che potrebbero andare sono Pisa e Sampdoria, no? Però ci può essere l'outsider di Reggiana che comunque battendo il Catanzaro si è portata a 36 punti credo ed è a ridosso, è una squadra, una società che organizzati, che nessuno chiede nulla e magari giocando spensierati possono essere la sorpresa. Il Brescia? Il Brescia è una buona squadra, però il Brescia onestamente vedo che quando in casa fa fatica, credo che può arrivare anche Brescia, però io vedo quelle tre squadre davanti a Brescia. Ok, davvero per concludere Massimo, allora una battuta su questo campionato straordinario finora del Catanzaro che è andato veramente al di là delle aspettative e a questo punto si gioca il tutto per tutto anche per la promozione in Serie A. Il Cosenza invece arranca, appena cambiato tecnico da Caserta a Viali che torna sulla panchina rossoblù per cercare di salvare questa stagione e di conseguenza ottenere una salvezza un po' più tranquilla rispetto all'anno scorso, credo, a questo punto. Ma guarda, Catanzaro, bisogna fare i complimenti, questo dimostra che quando ci sono tutti i componenti che vanno sulla strada giusta si possono fare anche risultati anche impensabili, perché nessuno pensava che Catanzaro inizialmente nessuno pensava potesse essere lì, e se avesse vinto con la Reggiana probabilmente parlavamo che poteva incassare il secondo posto oggi, no? Però questo, la sconfitta domenica non cambia la stagione straordinaria. Il Cosenza devo dire quest'anno rispetto all'anno scorso è la squadra più forte, la vedo più organizzata, con giocatori di qualità, Tutino veramente sa fare la differenza, ha dei giocatori che secondo me possono portare il Cosenza, io pensavo che potesse inizialmente anche ambire all'ottavo posto, chissà magari fa un bel filotto e ci arriva, però oggi io credo che il Cosenza deve fare come detto tu una salvezza più tranquilla, ce l'ha nelle corde, ce l'ha nella squadra, ce l'ha nella società che sono organizzate, nel direttore, per cui io credo che alla fine per il Cosenza una buona salvezza sarebbe un buon risultato. Brescia Catanzaro e Ternana Cosenza, Massimo, facci due pronostici per concludere. Brescia Catanzaro è una partita aperta dove il Catanzaro facendo gli scongiuri del momento giocando una squadra che comunque Brescia è forte, dove in casa sostanzialmente ha fatto fatica, no? Catanzaro fuori casa è una squadra che ha reso di più, per cui una partita aperta, vedo leggermente a favore di Catanzaro, ma non è facile. Invece Ternana Cosenza è una partita molto ostica per la Cosenza, perché la Ternana domenica ha perso una partita che meritava di vincere, aveva vinto domenica prima fuori casa, una squadra che con Breda si è sistemata, dei giovani veramente in gamba, ed è una partita molto difficile per Cosenza, la vedo difficile, anche se Cosenza gioca come sa e tutti gli uomini, i giocatori riescono a rendere, è una partita che può portare a casa un risultato positivo, però la vedo molto più insidia in questa partita qua. Io ti ringrazio molto direttore per essere stato con noi e spero di riaverti prima della fine della stagione, va bene? Grazie, grazie a Massimo Taibbi. Bene, grazie a Massimo Taibbi, direttore sportivo, peraltro ex Regina, e grazie a tutti coloro che siete stati con noi, che avete prestato attenzione e ascolto in questa nostra ennesima puntata di RTC Sport Serie B. Ci ritroviamo e ci risentiamo per la precisione giovedì in prima battuta, in replica nelle giornate di venerdì e sabato. Grazie e buon proseguimento su RTC, la radio e la TV, sempre sul campo.